soffri felici. Tu lo sai che sono quelle cose. Ma si chiama? No, si chiama un applauso alla sposa. Un applauso alla sposa da paura. Fatici dire la scetti, chi è lui si sposa? Questa sera ci troviamo a una manifestazione molto particolare all'interno di Ostia Lida, esattamente una manifestazione molto divertente, molto accattivante e molto goliardica, esattamente Erotica Tour 2009, che fa tappa in questi giorni di Ferragosto qui a Roma. Madrina eccezionale, regina incontrastata della serata, la più grande attrice dell'art italiano, Milly D'Abraccio. Ciao Milly, benvenuta a bla bla bla. Sì, ciao a tutti, io qui non è che sento molto bene, quindi fammi le domande un po' più forti, perché allora, abbiamo detto che sei la madrina incontrastata, regina in assoluto di questa manifestazione, ormai in Italia il tuo scettro non sarà mai spodestato. Come la trovi questa manifestazione? Beh, bellissima, ritornata alla grande e niente, stiamo girando tutta l'Italia, quindi è una fiera itinerante, siamo in tanti, io certamente sono il nome, diciamo, quello un po' più di spicco, perché sono tanti anni, ho tanti fan e quindi mi ritrovo sempre qua ogni sera a firmare. Diciamo che è un incontro per tutti coloro che sono amanti del settore. Sì, certo, ci incontriamo, ma più che altro è un incontro con il pubblico. Io, scusate, sono senza voce perché dopo 10 giorni di fila proprio. Però è un incontro con il pubblico che mi vede, mi chiede di tutto. Diciamo è una manifestazione che quest'anno viaggia con un tendone da circo, quindi sì. Siete diventati quasi circensi voi dell'Arda. Sì, difatti, è un circo dell'amore, tant'è vero che io mi sono ribattezzata Milly Orfei. Moira Orfei. Milly Orfei. Ma... le tappe sono state già tante oltre quella di Roma. Certo, siamo partiti da Marghera, poi abbiamo fatto Forte dei Marmi, poi Roma, poi faremo Calabria, Napoli, Bari, Palermo, quindi è una bella cosa. Ma ritrovarti ancora dopo tanto tempo sul palco, che emozione è per una che non ne avrebbe neanche bisogno di esibirsi col nome che ha? Ma sai, certo, uno dice ma magari vado in pensione. Ma no, quello, nel senso che basta la presenza di un nome come il tuo. No, vabbè, ma noi artisti effettivamente non ci stanchiamo mai, quindi il palco per noi è la vita, quindi praticamente. No, mi piace lavorare, mi piace stare a contatto con il pubblico, quindi per me è una gioia. Ricordiamo anche che tutti i tuoi fans ti possono trovare sul tuo sito. Certamente, possono prendere informazioni su www.millydabraccio.com. Tra poco ti esibirai e darai la gioia al tuo pubblico. C'è un'emozione particolare che a qualcuno che vuoi dedicare il tuo spettacolo questa sera? Ai miei ammiratori, ai miei fan. Ciao. Sono tanti. Non una persona precisa. Ciao cara, ciao amore mio. Buonasera a tutti, buonasera a tutte in particolar modo. Non sbagliavo io a dire bla 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 bla, qua si parla. Tu hai iniziato da poco la serata, però ne avrai ancora per le lunghe. Eh sì, ancora qualche oretta, ma sono ore piacevoli da passare in compagnia dei nostri amici qui presenti e di voi amici che ci seguite da casa.
Senti, tu hai, vivi ormai, diciamo, vivi ormai nel milanese, nella tua, e oltre a occuparti di queste manifestazioni come presentatore, hai iniziato, diciamo, come se sei stato forse l'antenesiano, il primo a fare il stile, prima che rinascessero i 100 Celle Night, tu eri il primo in assoluto, no? Ricordiamo. Ma però ti occupi anche di politica. Mi occupo di politica. Volevo finire la domanda. Come riesci a conciliare le due cose? Senza dirci la tua. Mara, chi meglio di te può confermare che il volere è potere? E quello che a me piaceva, quello che mi interessava, conoscere il mondo della politica e mettermici in prima persona con la faccia e con le mie idee. L'ho fatto, l'ho deciso e oggi sono un buon politico. Oggi ormai sono 15 anni che sono un politico del milanese. Invece, tornando a questa manifestazione, da quanto mancavi anche tu da un bel po' da queste manifestazioni? Mancavo io come mancava la manifestazione. Tornata a manifestazione sono riapparso io. Diciamo che è stato un grande successo questa manifestazione, con le tappe itineranti che avete fatto per l'Italia. Un grande successo dovuto a veramente alle migliaia e migliaia di persone che sono venute a trovarci. Grazie all'interessamento dei media, delle televisioni, la presenza delle grandi sexy e porno star quali Milly D'Abraccio, Valentin Demy, Sofia Gucci, piuttosto che Luana Borges, insomma sono veramente veramente tante, Asha Bliss, Madame X, sono tantissime le porno star e le sexy star, più di 40 protagoniste del palcoscenico. Senta, ma secondo te com'è messo il mondo dell'erotico oggi in Italia, il mondo dell'arte? Guarda, il mondo dell'erotico in Italia e nel mondo è un mondo molto cerebrale, nel senso che poi l'erotismo è quella cosa che parte dal cervelletto e arriva fino alle parti intime del corpo. E com'è messo? Diciamo che in Italia c'è ancora molto bigottismo, ma noi, mettendoci le artiste, mettendoci la struttura, mettendoci la faccia, vogliamo sfondare questi muri di bigottismo. Allora, il messaggio che tu vuoi lanciare ai giovani perché devono continuare a seguirvi in queste manifestazioni itineranti per l'Italia, qual è? Perché c'è divertimento? Perché c'è... Guarda Mara, ti ringrazio per questa domanda. Il messaggio che io voglio lanciare non ai giovani, ma cioè sì ai giovani, ma non solo a livello erotico, è il messaggio di comunque vivere una bella vita, laddove è possibile non eccedere, perché poi l'eccesso porta ai problemi che noi tutti conosciamo, e quindi vivere sempre una bella vita. Tu spettacoli non ne fai più? Certo che li faccio. Però non in questa manifestazione. In questa manifestazione ricopro il ruolo di presentatore, ma anche di insomma, artista in primo piano nello stand Lanterna Rosa, piuttosto che nelle tue... Le tue fans possono trovarti sul sito, vero? Le mie fans mi possono trovare su www.ghiblilombardi.it, venitemi a trovare, oppure chiedetemi l'amicizia, così si dice, su Facebook. E niente, che poi soprattutto veniteci a trovare qui a Erotica Tour. Ringraziamo Ghibli per la sua sempre importante simpatia, generosità. Ti auguriamo un buon proseguimento per questo viaggio che ti porta per l'Italia con Erotica Tour 2009, e spero di rivederti presto, o nostro ospite. Dai un abbraccio a tutte le fans di Bla Bla Bla. Allora, io innanzitutto bacio te Mara. Bacio tutte le ascoltatrici di Bla 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 Bla, gli ascoltatori, a presto, un bacio Ghibli, ciao. Con noi, dopo aver incontrato Ghibli, presentatore della manifestazione, Milly D'Abraccio, madrina della serata, un'altra sexy star, porno star, Vittoria Risi con noi, benvenuta. Buonasera, io sono appunto italiana, veneziana, faccio l'attrice hard da 2 anni. Sono anche una pittrice, avevo fatto gli studi artistici appunto all'Accademia di Belle Arti di Venezia e poi ho intrapreso anche questa professione. Ma come mai, diciamo, questo incontro con l'hard? Allora, io ero una fruitrice sia di film hard e anche di fumetti erotici, quindi io mi rifaccio molto alla figura delle donne di Manara, eleganti però che si lasciano andare sessualmente.
e volevo essere protagonista in questo mondo e rappresentare un'icona femminile forte. Diciamo che tu ricordi anche un po' Moana con questa immagine così eterea, così pulita. Sì. Vi ringrazio. Tra l'altro tu interpreterai un film sulla storia di Moana. Sì, gireremo a breve un film con la regia di Riccardo Schicchi. Logicamente ci saranno le parti che non si vedono sulla fiction, quella per Sky. Sarà un film hard appunto sui retroscena della vita di Moana. Ma tu fai solo spettacoli hard oppure film hard? No, io faccio film da 2 anni, sono un'attrice hard, ho un contratto in esclusiva con una casa di produzione italiana che è la Red Hot Entertainment e continuo con questa strada perché comunque è una cosa che ho scelto in piena libertà e con serenità. Possiamo chiederti qualcosa del privato? Sei sposata, fidanzata? No, in questo momento no. Non è conciliabile con questo lavoro? Penso sia difficile appunto trovare una persona che ti ami non per quello che la presenti ma per come sei appunto anche nel privato, no? Ma tu hai la prima esperienza di erotica o ne avevi fatte altre? È la prima volta che partecipo ad erotica e devo dire che è un'esperienza, come esperienza l'ho vissuta molto positivamente anche perché c'è il contatto diretto con il pubblico e quindi la conoscenza dove in tutta Italia. E come li trovi questi maschietti italiani? Come rispondono al richiamo dell'erotica? Allora, devo dire che i romani sono i più caldi in assoluto. Io ero già stata qui per delle serate nei locali. Ricordiamo che qui siamo alla tappa di Ostia, nel cuore di Roma. E i romani, come sempre, si dispongono, si rispecchiano in quello che è il loro calore. Bene, ringraziamo Vittoria Risi, ti ringraziamo di essere stata nostra ospite, in bocca al lupo per il tuo lavoro, speriamo di incontrarci in futuro, chissà, come attrice. Grazie a voi, un bacio a tutti. Ciao, auguri, ciao. Siamo sempre nel circo di Erotica Tour 2009, in questo viaggio dell'assoluto, dell'assurdo, dell'Eros. Con noi ancora una sexy star, una pornostar, un'attrice dell'art molto conosciuta. Con noi Luana Borgia. Ciao a tutti. Benvenuta Luana. Allora, il viaggio continua. Sì, il viaggio continua, ci stiamo divertendo tantissimo. Sono ormai 10 giorni che stiamo girando l'Italia. È un po' stressante, devo dire, che comunque alla fine le ore sono tante, però alla fine ci divertiamo perché siamo un bel gruppo. Ricordiamo che Luana ha avuto anche una parentesi, a parte l'hard, televisiva col grande Paolo Limiti, la ricordiamo su Rai 1, no? Esatto. Io comunque non finirò mai di ringraziare Paolo Limiti, che comunque è stata una bella esperienza lavorare 3 anni in Rai con lui, perché ho imparato un nuovo lavoro. Mi sono impegnata negli studi, andando facendo scuola di canto, ballo e recitazione, quindi ogni tanto mi capita anche di andare a presentare delle serate. Devo dire che è stata una bella esperienza lavorare in diretta con Paolo Limiti, un grandissimo amico. Spero di un giorno di poterlo rivedere, di poter ancora lavorare con lui. Anzi, lo saluto Paolo, ti mando un grosso bacione. Ciao, salutiamo Paolo Limiti. Ricordiamo che poi fra l'altro ci fu un episodio molto divertente, un frate molto famoso di cui non facciamo nome, che ti voleva portare sulla strada della conversione. No, allora, come avvenne a quell'episodio? Allora, devo dire che questo frate con cui sono ancora amica tuttora, sono in contatto, gli voglio molto bene, ma praticamente è stato un momento alla mia vita che non sapevo se continuare a fare la porno star oppure continuare a smettere il tutto. Allora ero un attimino un po' confusa con le idee, allora sul consiglio di questo frate ho fatto veramente 10 giorni di convento e di clausura, me li sono fatti veramente. Sei pentita? No, assolutamente, anche perché tuttora mi trovo ancora qua, perché io amo il mio lavoro, amo il sesso, amo la trasgressione, lo faccio con amore e così ho continuato a fare il mio lavoro. Ricordiamo che tu insieme a Milly, diciamo, e alcune altre, sei una, diciamo, delle più conosciute, nonché delle più antiche, tra virgolette, del mondo dell'art. Come lo trovi questo mondo cambiato adesso con queste tue tappe di queste manifestazioni? La gente è sempre la stessa? Qual è il divertimento che si trova in queste manifestazioni? Guarda, in questa manifestazione il divertimento secondo me è il contatto diretto con il pubblico quando si fa gli spettacoli. Sì, è un attimino un po' cambiato rispetto a 10 anni fa quando c'eravamo io, la Milly, Moana Pozzi, Cicciolina. Cioè, c'era più professionalità anche sul palco. Adesso vedo che
sono poco le ragazze che curano molto gli spettacoli, hanno la loro coreografia. Praticamente lo spettacolo deve avere una storia. E ho notato questa differenza qua, che all'epoca eravamo molto più professionali di adesso. Però comunque ci si diverte comunque lo stesso, io ho un bellissimo rapporto con il pubblico. Diciamo, ma i film li continui ancora a fare? Sì, io adesso mi sono incontrata con Mario Salieri, che ho avuto sempre la fortuna di lavorare con lui. Infatti nella mia carriera sì, ho vinto 4 premi Oscar grazie ai film di Mario Salieri. Ho rifirmato un contratto in esclusiva con Mario Salieri, ricomincerò ancora finalmente dopo 6 anni di assenza di fare i miei film. Ma oltre a Erotica Tour i tuoi fans ti possono incontrare sul tuo sito, no? Sì, ho un sito che è www.luanaborgia.com dove mi possono scrivere, ricevo delle email, rispondo, oppure vabbè, ormai siamo tutti, lo sanno, tutti usiamo questo Facebook, mi possono incontrare anche su Facebook. Beh, noi ringraziamo la grandissima Luana Borgia, una grandissima professionista, perché io ho avuto modo di incontrarla più volte. Ti ringraziamo Luana, in bocca al lupo per la tua carriera che è ancora lunghissima, e chissà, ci rivedremo un'altra erotica. Grazie a tutti e buon divertimento a tutti. Grazie, ciao, Paolo. Grazie. Sempre all'interno di Erotica Tour 2009, qui a Ostia, a Roma, nel grande circo di Erotica, non poteva mancare un pizzico tra parentesi di trasgressione e una bellezza che può essere così rappresentativa, perché è una bellissima ragazza romana che ha le qualità tra virgolette nascoste, voi capite cosa voglio intendere, la bellissima Claudia Ross. Ciao Claudia. Da buono intenditore, no? Lasciamo tutto piano piano a farlo scoprire a chi lo vuole vedere. Ricordiamo che all'interno di questa manifestazione ci sono dei piccoli stand, e c'è lo stand dedicato alle trans. Dedicato a noi trans, c'è uno stand lì che ogni quarto d'ora facciamo degli spettacolini molto divertenti e maliziosi. Però diciamo che non c'è contatto col pubblico. No, contatto col pubblico assolutamente, ci divertiamo tra di noi e facciamo divertire anche loro. È la tua prima esperienza qui all'interno di questa kermesse? Dopo tanto cinema questa è la mia prima esperienza e mi trovo abbastanza bene con tante pornostar. Ricordiamo che però tu hai avuto esperienze di cinema tra virgolette normale, cioè il cinema cosiddetto, quello che vedono le famiglie. Questo è un cinema un po' più particolare, quello che stai affrontando attraverso Erotica Tour. Come la trovi questa differenziazione? Ti diverte? Ti diverte, ti piace, pensi che potrai continuare in questo ambito? Sì, mi diverto abbastanza e penso che seguirò con questa carriera. Allora, ringraziamo Claudia Ross di essere stata nostra ospite, noi ti facciamo un in bocca al lupo, se vuoi dire qualcosa ai tuoi fans dove possono incontrarti prossimamente, se hai un sito, fallo pure, le telecamere di bla 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 sono per te. Io mi trovo dal 27 al 30, sono in Calabria con Erotica Tour, vi aspetto a tutti quanti, ringrazio Mara che è sempre carinissima con me. Grazie a Claudia Ross e in bocca al lupo. Per l'Italia, un carrozzone, immaginatelo con tutte queste donne nude, uomini, non si capisce niente, siamo veramente scioccati. Ma dopo aver incontrato tantissimi artisti
è un momento molto delicato per me, perché vi sto presentando un artista a 360 gradi, una donna straordinaria, una donna che ha costruito la sua vita gradino su gradino, con ironia, con simpatia, con dinamismo, ma soprattutto con tanta emozione al pubblico, la grandissima, nonché mia amica, Maurizia Paradiso. Ciao amore, intanto io sono un artista a 90 gradi, non a 360. La nostra vita è in un piatto d'argento. Eh sì, amore, e non abbiate paura, perché la paura fa 90 gradi. Maurizia. Ciao amore. Ciao a tutti, da Maurizia Paradiso. A tutti gli amici. È veramente una bella persona questa donna. Io l'ho conosciuta qualche anno fa a Roma e ho dormito a casa sua. Non raccontiamo fatti privati, andiamo. Allora, questa sera ma chi si astiene dalla lotta che non fida una mignotta, Questa sera siamo qui a Erotica Tour perché tu hai un ruolo molto importante, perché sei la presentatrice ufficiale insieme a Ghibli. Insieme a Ghibli, la madrina, sì. Ma io sono la Maurizietta nazionale, io sono una simpatica curiosità intellettuale. È vero, diciamolo veramente, Maurizio è una donna che ha... No, il mio libro, che dispiacere. No, abbiamo qui anche Gianni gentilmente il libro di Maurizia Paradiso, I travestiti vanno in paradiso. Prima mi viene subito da giornalista e chiedete perché i travestiti vanno in paradiso? Guarda, io avevo una casa a Panarea che aveva comprato mio marito. Quando è venuto l'arcivescovo, io l'ho affrontato chiedendogli: arcivescovo, ma i travestiti vanno in paradiso? E lui mi ha detto: se sono bravi, se sono buoni, sì. Ho detto: ma buoni a fare cosa? Se sono buoni, a fare delle azioni di bene. Allora da lì mi è venuto il Maurizia, siccome io mi chiamo Maurizia, veramente ho cambiato solo la O finale, paradiso è il mio cognome vero. È venuto Maurizio, i travestiti vanno in paradiso. Poi ricordiamolo, tu l'hai scritto con Stefania Vituli. Stefania Vituli, che... grande giornalista. Sì, di paziente, una... molto carina, educata. Ho fatto le tue confessioni. Una bella persona, io non l'ho mai letto. Non l'hai mai letto? No, non aprirlo. L'hai solo raccontato. Sì, non aprirlo. Esce il dolore. No, però diciamo la verità, il dolore fa parte della vita degli uomini, accompagna l'esistenza umana. E questo libro di dolore ce n'è tanto, vero? Sì, io sono dell'idea che gli antipodi del dolore sia la ricchezza genera imbecillità, la riflessione, il dolore genera riflessione e altruismo. Maurizia, tu per tanti anni sei stata una icona incontrastata del mondo della diversità. Come? Ma io sono diverso. Però volevo chiederti come. Ma sapeste come siete diversi voi, viste dalla mia ottica, figli miei? Specialmente quando tornate a casa di notte, ammazzate moglie e figli mentre dormono. Ma complimenti! Ma che pezzi di galantuomini che siete! Yuhu! No, torniamo a fare un discorso sociologico. Diciamo... È più sociologico di questo. Diciamo... Ogni giorno sentiamo ai telegiornali: ero un bravo uomo. Un eterosessuale, ammazzato moglie e figli, suocera, nonna, bisnonna. Ma la finite di ammazzare la famiglia mentre dorme, ma dai. E noi saremo diversi. Ma fatemi un cazzo di piacere. Maurizia, purtroppo la si deve amare. Io la definisco un po' la Funari 2 della situazione. Guarda, Gianfranco mi aveva proposto di lavorare. Di lavorare con lui sulla 3. Purtroppo è andato, ma io lo chiamo ogni mese. E ho il suo cellulare e gli lascio un messaggio perché è ancora acceso. Maurizio, ritorniamo a Erotica, perché questa sera siamo Erotica, abbiamo parlato un po' del tuo libro e ho visto che non ne vuoi molto parlare. No, è una sofferenza tremenda. Preferiamo che il pubblico vada a comprarlo, lo legga. Perché... Guarda, sapete dove potete acquistarlo? Sul mio sito internet, che finalmente ne ho uno, che è www.maurizioparadiso.net. Non andate sul .it o sul .com, perché non sono miei, me li hanno rubati. L'unico vero sito di Maurizio Paradiso è www.maurizioparadiso.net e .info. Maurizio, tu sei veramente una che la televisione la sa fare pure bene, perché arriva al cuore della gente, questo te lo posso dire io che faccio televisione. Però voglio chiederti un'altra cosa: c'è qualcosa che Maurizio Paradiso ha avuto dalla televisione e qualcosa che invece la televisione non gli ha dato? Allora, non c'è niente di peggio di un talento sprecato. Ecco, a me piacerebbe molto fare un reality per dimostrare veramente... Condurre. No. Ah, farlo come protagonista. No, allora facciamo un appello dai nostri... Far la fame, sì. A me piacerebbe fare quel reality carino di Canale 5 che stanno facendo in India, che uscirà a settembre-ottobre. Ah, in India, addirittura in India. Sì. Sei disposta ad affrontare tutte le peripezie? Sì, perché devo capire.
io devo capire, non a condurre, a me di condurre non me ne frega niente, ho già condotto, già fatto e rifatto, mamma che scalmanati, però io ho bisogno di riflettere, sono una svolta della mia vita, allora ho delle piccole crisi di identità. Maurizia, ma la Maurizia Paradiso che tutti conoscono, così eccentrica, così evolutiva, così dinamica, così... Non esiste. Non esiste, perché è un Maurizia, ectoplasma. È un pulcino, è un animo gentile, io la conosco nel privato, lei è una donna prima di tutto di un cuore straordinario, di una bontà. Ma Maurizia, quando è da sola con se stessa, cosa si dice? Sono sempre sola. Quando sei proprio sola, sola, qual è la domanda che ti fa? La mia grande paura è... La mia paura è di morire sola. Moriamo tutti soli. C'è una bellissima frase di Quasimodo che dice: ogni uomo nasce solo sulla faccia della terra, trafitto da un raggio di sole ed è subito sera. Questa frase è bellissima da mettere come epitaffio sulle tombe. Sì, è molto carina. C'è anche un aforismo di Karl Kraus che dice: intellettuale, un uomo nudo sulla terra. Un uomo nudo sulla luna non sarà mai interessante come una donna vestita sulla terra. Però Maurizio, io voglio che tu dai un messaggio anche al mondo del transessualismo, perché tu sei un punto di riferimento per tante di queste ragazze che iniziano la loro avventura nel mondo della trasformazione, tra virgolette. Allora, cosa vuoi dire a queste? Voglio dire questo: non amate quello che c'è in mezzo alle gambe di un uomo, perché spesso quello che c'è in mezzo alle gambe è imbecille, è ignobile, è irritante, è stupido. Non entrate in letti stupidi. Allora, collegarsi al cervello e molto eventualmente a quel famoso buchetto. Un'altra cosa: abbiate rispetto della vostra persona, non regalatevi, non buttatevi via, perché ogni essere umano è prezioso come l'intelligenza, ok? Benissimo, queste frasi sono veramente, colpiscono il cuore e l'intimità di chiunque ascolta e ha il piacere di avere la possibilità di avvicinare Maurizia. Maurizia, noi ti ringraziamo perché sei veramente una donna di una grande umanità e sensibilità e di intelligenza, e questo è molto raro, perché a volte si buttano giù parole senza significato e tu dai sempre significato, anche in ironia, a quello che dici. Io ti voglio lasciare le telecamere aperte di Bla 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 con la grande regia di Gianni Testa e dire un'ultima, un messaggio alla vita. Allora, Maurizia Paradiso, microfono aperto. Allora, eccitarvi, posso eccitarvi tutti più o meno, ma soddisfare ognuno di voi è al di sopra delle mie forze. Ricordatevi, signori e signore, che sono due le cose che non conoscono limite: la femminilità e i modi di abusarne. Ringraziamo la grandissima, intramontabile Maurizia Paradiso, che è stata ospite di Bla 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 con la regia straordinaria di Gianni Testa all'interno di Erotica Tour qui al Circo. Grazie a voi e arrivederci, a presto Maurizia, in bocca al lupo. All'interno di questa grande manifestazione, questa kermesse itinerante, questo circo di Erotica Tour 2009 qui a Ostia, a Roma, dopo aver incontrato Maurizia Paradiso, mille d'abbraccio, Ghibli, e mancava una piccola pedina per completare la torta di Erotica Tour, con me una mia amica, una donna bellissima, un'artista straordinaria, ve la presento subito, per la gioia soprattutto di Gianni Testa, Valentin Demy. Ciao a tutti. Ciao Valentina. Allora, questa sera anche tu qui a Erotica Tour, come tu del resto, non potevi non mancare. Eh sì, ancora, per fortuna lavoro ancora così bene. Ormai sono da 15 anni che faccio Erotica Tour, quindi... Diciamo un anno quando l'ho presentata io, infatti a Jeso, un altro anno a Silvi Marino, c'eri sempre, è vero, è vero. E quindi sei un asse portante di Erotica Tour, quindi sei una colonna portante di questa manifestazione. Però quest'anno abbiamo visto che c'è una diversità di ambientazione, di location, questo circo. Come l'hai trovata tu questa cosa?
molto divertente, perché comunque ci sono tantissimi stand dove uno può venire e divertirsi, non vedere solo la tua pornostar, ma puoi vedere anche altre situazioni particolari, divertenti. Quindi poi c'è stato tantissimo pubblico, quindi ha avuto un bel successo. Tu continui anche a fare film? Sì, sì, io continuo ancora a fare film con la Factory Project, con Silvio Bandinelli, e ancora sto continuando, sì. E continui sempre con Erotica fino all'ultima tappa, che è a Reggio Calabria? Sì, sì, sempre con Erotica ancora. C'è, l'ho chiesto un po' anche alle altre tue colleghe, c'è qualcosa che a un artista come te, che da anni si esibisce su questi palchi, che ancora emoziona? C'è ancora qualcosa? A me emoziona sempre tutto, perché secondo me una vera professionista si emoziona sempre, perché quando sali sul palco, quei due minuti prima dello spettacolo, c'è sempre una grande emozione. Io devo dire che ho sbirciato un po' lo spettacolino tuo, devo dire che sei molto molto piccante. Abbastanza, perché poi quando sono lì sopra mi diverto, quindi alla fine mi scateno un po'. Ma c'è qualcosa in particolare che il pubblico tuo di riferimento ti chiede? Perché tu sei un po' l'icona del fetish, del sadomaso. Chiedono sempre, diciamo, qualcosa di forte, o lesbo, sempre me lo chiedono, sempre, in assoluto proprio. E tu l'hai fatto questa sera, io ti ho visto. Io l'ho fatto anche perché mi piace, perché sono bisexuale. Non ti astieni da nulla. No. Senti, dopo questo itinerante viaggio di questa carovana circense di Erotica Tour, dove ti troveremo? In televisione, i tuoi fans, dove? Di pure il tuo sito, quello che vuoi. Allora, il mio sito, posso trovare sul mio sito, che è www.valentinedemicolay.it. Poi mi possono vedere ancora nei film, che dovrebbe uscire il prossimo a settembre, e poi in televisione, faccio sempre tanta televisione, quindi mi potranno vedere. Tu hai iniziato, diciamo, anche con Moana, ai tempi di Moana, ricordo. Sì, io ho iniziato proprio con Moana, l'ho conosciuta. E poi sei una che ha fatto, diciamo, anche lo spettacolo normale, tra virgolette, quello normale, sì, sì, fatto, sì, televisione. No, ho fatto tantissimi film, ho lavorato con Tinto Brass, ho fatto anche qualcosa per Canale 5, Italia 1, insomma, ho fatto tante cose, ho una carriera lunga. Cosa manca nel curriculum di Valentin? Ma guarda, secondo me si può aspettare di tutto, non lo so, vediamo, perché io sono una che... Tanto dice accontentatevi di Erotica Tour. Tanto accontentatevi di Erotica Tour, che non è poco comunque. Non è poco, ho visto che dai tanto. Infatti, io do moltissimo, perché mi piace, mi diverto. Vuoi dare un saluto particolare ai telespettatori di Bla Bla Bla? Faccio un saluto grandissimo, mi raccomando, seguitemi sempre, perché io sono sempre con voi.